In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Che bellissima parola del Signore. In questa, carissimi fratelli e sorelle, in questa prima domenica di Avvento, ecco, ci ritroviamo tutti insieme. Vi saluto con tanto affetto. Ecco, entriamo nelle vostre case per, ecco, gustare quella parola di verità, quella parola che diventa luce sul nostro cammino. E con tanta gioia che da questi studi di Teleonio voglio davvero salutarvi con amore di padre per vivere questo tempo che il Signore Gesù ci dà, che è il tempo di Avvento, con gioia grande, con tanta speranza nel cuore, ma in modo particolare vegliando, vegliando perché dobbiamo stare in attesa del Signore Gesù che viene, preparare queste 4 domeniche di Avvento, prepararli bene, gustando proprio questa parola di verità e rimanendo attraverso la sua parola che dà davvero luce sul nostro cammino e dà forza a tutti gli ammalati, dà forza a quanti sono scoraggiati, dà luce, ecco, a chi ancora cammina nel buio, gustare questa parola di verità e arrivare poi preparati al Santo Natale per poter accogliere, vedete, il Signore Gesù nel nostro cuore. E non deve essere il tempo dell'Avvento come ogni anno arriva l'Avvento, viviamo così in maniera, ecco, monotona questi tempi. No, il Signore Gesù che si vuole manifestare nella nostra vita in modo diverso. Ecco, quando il Signore Gesù entra nella tua vita e tu devi spalancare le porte del tuo cuore a Lui, la tua vita, ecco, viene trasformata, è diversa. Non mi dite che non è così. Fate l'esperienza, avvicinatevi ai sacramenti che vi danno la grazia per gustare questi momenti e il tempo che il Signore Gesù ci dà. Carissimi fratelli e sorelle, in questa prima, vedete, domenica di Avvento, la liturgia non accenna alla nascita di Gesù, no. Né alla festa del Natale, no, pure così vicina, 4 domeniche arriva Natale. No, si evoca ancora e sempre in maniera nuova un'altra venuta. Vedete, nelle ultime domeniche dell'anno liturgico appena concluso, tutta l'attenzione era concentrata, ecco, anche attraverso l'Apocalisse, sulla fine dei tempi, sul ritorno del Signore Gesù. Ed ecco allora, che alle soglie del nuovo anno siamo ancora intenti a contemplare quella fine e quel ritorno che attendiamo sempre con impazienza crescente. E allora, carissimi fratelli e sorelle, il Signore Gesù ritorna, il ritorno della gloria di Gesù, quando la figura di questo mondo passerà. È un ritorno pieno di gioia. In effetti, vedete, le parole di Gesù riportate dal Vangelo di oggi toccano il cuore dell'uomo. Nel profondo delle sue viscere coglie, ecco, proprio, tocca proprio l'uomo e noi dobbiamo cogliere questo messaggio di salvezza. Non sono tanto, vedete, le tribolazioni annunciate e le minacce a colpirla,
Piuttosto è l'annuncio che il figlio dell'uomo, Gesù, verrà sulle nubi con grande potenza e gloria. È lui che già le rapisce il cuore. È il Signore Gesù che tornerà. Di questo parla il Vangelo. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, ma attenzione, il Signore Gesù non vuole, ecco, immettere in noi la paura, darci la paura, no, impaurire l'uomo, no, ma vuole che l'uomo sia vigilante a questa venuta straordinaria del suo figlio. Questo vuole Dio da noi. Non farci paura, ma accogliere questo messaggio con tanta speranza. Ecco, ci saranno angoscia di popoli, ci sarà, ecco, l'ansia per il fragore del mare, dei flutti, mentre gli uomini moriranno della paura per l'attesa che dovrà accadere sulla terra. Ecco, il Signore Gesù, allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube. È il Signore Gesù che viene da noi, non noi che dobbiamo andare a Lui, certamente nel nostro cammino terreno noi dobbiamo andare a Lui attraverso una vita di grazia, ma alla fine dei tempi è Lui che verrà a prenderci. Quando, ecco, cominceranno ad accadere queste cose, rallegratevi, dice il Signore Gesù, rialzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Il Signore Gesù che viene, carissimi fratelli e sorelle, carissimi ammalati che mi seguite da casa, carissimi bambini, carissimi giovani, il Signore, carissime famiglie, anche provate dal segno anche della sofferenza, ecco quanti matrimoni che si separano, gente che si separa, è il diavolo che vuole la divisione. Ecco, è il Signore Gesù che viene a liberarci dalla paura, dall'ansia, dalle prove della vita. Ecco, state attenti, dice il Signore Gesù, che i vostri cuori non si appesantiscono. Vedete, carissimi fratelli e sorelle, ecco, è un richiamo, questo è un monito, perché ci sono dissipazioni, ubriachezze, affanni, preoccupazioni che rendono la vita sempre più triste. Sono all'ordine del giorno, in questa società del benessere, della superficialità, dell'attivismo esagerato, si fanno tante cose, del permissivismo totale, tutto è permesso in questa società, invece no, non possiamo fare quello che vogliamo noi, no, carissimi fratelli e sorelle, dobbiamo essere sempre di più persone attive, non oziose, persone sante, non viziose, persone disponibili, non chiuse nel proprio egoismo e nell'autosufficienza, no. Dobbiamo avere un atteggiamento, carissimi fratelli e sorelle, per prepararci in questa prima domenica di avvento, questo ci chiede il Signore Gesù, un atteggiamento orante. Pregate, dice il Signore, vedete, sollevate il vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate trovate la forza per sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, per superare le prove della vita, per superare anche quei momenti di sofferenza e di dolore. Un atteggiamento orante, la preghiera che ci permette di essere gioiosi, vivi, non morti. Atteggiamento orante costante, in quanto solo chi si pone rispetto a Dio con l'umiltà del cuore, con la fiducia in Lui, può attendere la sua venuta, senza paura, senza scossoni. Oltre alla preghiera, vedete, il Signore Gesù, oltre alla preghiera, ci chiede che in noi sia necessaria una vita moralmente bella, una vita etica che abbia una concreta attuazione nei comportamenti e negli atteggiamenti. Carissimi fratelli e sorelle, non ci possiamo comportare male con il prossimo. Bisogna ritornare a quelli che sono i valori, ecco, quei valori che si vivevano un tempo, il rispetto, il saluto, una carezza. Ecco, gli altri si ricorderanno di te non per le belle parole, anche per le belle parole che dici, sì, ma si ricorderanno quando tu all'altro hai detto quel giorno: come stai? Hai bisogno di qualcosa? Ti sono vicino con la preghiera? Sono sempre con te ad affrontare le prove della vita. Allora dobbiamo ripensare la nostra vita. Ecco, ripensare proprio la nostra vita nell'ottica di chi è chiamato a dare una risposta convinta, sentita a Dio. E questo significa fare un cammino di conversione e di purificazione ogni giorno. Dobbiamo metterci in questo stato di umiltà, carissimi fratelli e sorelle. Non siamo arrivati, nessuno è arrivato.
Dobbiamo ogni giorno convertire il nostro cuore affinché non, ecco, si attacchi alle dissipazioni, agli affanni della vita e quel giorno vi possa, ecco, piombare addosso all'improvviso, dice il Signore Gesù. È molto importante, questo, vedete, carissimi fratelli e sorelle. Al cuore di ogni tentazione, non soltanto di quelle che vengono dall'esterno, ma anche di quelle che i credenti si portano dentro, cioè questo, no? Ubriachezza, affanni della vita, al cuore di ogni tentazione, solo lì la Chiesa può intravedere misteriosamente il profilo del veniente che essa attende con tanto amore, il Figlio dell'uomo, Gesù, che verrà con potenza e nella gloria. Allora, di che cosa dovremmo avere paura? Anche se ogni istante, anche se all'improvviso e persino nell'ora in cui meno ce lo aspettiamo, la scena di questo mondo può lacerarsi, questo accadrà per lasciare il posto a Gesù. Il Signore Gesù è con noi sempre. Allora, carissimi fratelli e sorelle, in questa prima domenica di Avvento, io devo cercare di essere anche più breve, lanciare il messaggio, attualizzare, ecco, la parola di Dio nell'oggi della storia. Il tempo forte dell'Avvento ci richiama soprattutto a questo, ci indirizza a fare scelte più radicali e convinte per noi stessi e per gli altri e per il Signore. Dio è Padre, vedete, della misericordia, ma anche il giudice imparziale che di fronte ai falsi profeti, ai venditori di favole, ai venditori di menzogne, ce ne stanno tanti venditori di favole e venditori di menzogne oggi nel mondo. State attenti, soprattutto i giovani, a chi vi fa promesse, ecco, che non hanno radici, che non hanno fondamento. Allora, Dio non starà in silenzio per lungo tempo, farà sentire la sua voce e la farà sentire forte nel cuore di chi si è corrotto, perché il Signore Gesù ogni giorno vuole convertire l'uomo. E allora, carissimi fratelli e sorelle, ecco, dobbiamo accogliere questo messaggio di salvezza in questa prima domenica di Avvento per me e per voi, che è questo: vegliate in ogni momento pregando, state svegli, non dormite. Non assopitevi, non dormite di quel sonno spirituale, ci vuole dire il Signore Gesù, perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo che viene con potenza e che verrà con il Santo Natale. Questo è l'augurio per questa prima domenica di Avvento, in modo particolare ad esaminarci attentamente. E questo è un lavoro che facciamo da casa. A casa e per questa settimana sul modo di agire, senza scendere a compromessi, vedete, senza far passare per bene ciò che è male agli occhi di Dio, ad operarci sempre di più, a costruire, come diceva Paolo VI, San Paolo VI, la nuova civiltà dell'amore.